insomma, con un audio molto delicato, mi piace tanto. Infatti, è stato appunto il mio primo acquisto, anche se il Tascam DR05, che è questo, ha un prezzo un po' più basso, ma hanno circa 10 euro di differenza, 15 forse. E ho optato per questo perché piaceva, comunque lo trovo molto più versatile. Sentiamo un po' la differenza destra e sinistra. Lo Zoom H5 ne prende due e ha molte più funzionalità comunque, e secondo me cattura un po' meglio anche l'audio. Un trigger che non mi ha mai fatto impazzire con questo microfono è quello che vi farò fra poco, che è l'Inaudible, perché non trovo che lo esalti, ecco, trovo che lo renda un trigger molto normale. Invece adoro farlo con il Tascam, che sentirete comunque fra poco e ci siete abbastanza abituati. Cioè, lo uso ogni tanto. Invece questo davvero non lo usavo da tantissimo, tantissimo, tantissimo tempo. Cucciolo. Davvero mi fa quasi tenerezza utilizzare questo. Se avessi anche la spugna mi farebbe, cioè mi verrebbe quasi da piangere quasi. Questo microfono avevo circa, boh, 4-5 mila iscritti. Forse anche un pochino di meno, però mi ricordo come ho fatto il primo video. È abbastanza emozionante, quindi mi commuove. Mi ricordo l'emozione di avere un microfono in cui potevo sentirmi, eccetera. E non so, mi faccio un po' tenerezza da sola.
con questo microfono mi piace molto. Quindi in realtà diciamo che dipende, quelli un po' più statici li giro con lo zoom H5, invece quelli un po' più dinamici in cui mi devo muovere eccetera uso AirPod, che sto indicando perché ce li ho qui. Spero davvero che vi stia piacendo questo video, so che avete già appunto sentito degli sbalzi di qualità audio diversi ed è per questo che ero un po' indecisa se fare effettivamente questo video o no. Però poi me l'avete chiesto veramente tanto 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 e può essere anche un buon confronto, soprattutto dopo aver letto il mio libro in cui appunto spiego le varie differenze, appunto ascoltarle aiuta ancora di più, diciamo che approfondisce molto la cosa, quindi può essere interessante sotto questo punto di vista. Ok, quindi questo era il soft spoken, spero anche che non mi dia fastidio troppo il susseguirsi un pochino rapido dei trigger, ma davvero io vedo già che questo video sta durando tantissimo perché non l'ho girato nell'ordine in cui lo vedete e non voglio sia davvero troppo lungo, voglio che comunque riusciate a vedere, a sentire tutti i microfoni. Quindi passiamo all'inaudible. Prendiamo ancora il mio libro.
il trigger perfetto per questo microfono. Infatti proprio vi faccio sentire il gesto delle parole così, però non è questo secondo me che rende, però ditemi anche voi. E mi raccomando davvero, alla fine del video, quando ci arriverete, tipo praticamente a fine settimana, ditemi quali sono i vostri microfoni preferiti, perché così li userò anche di più, quelli che piaceranno di più. Grazie.
Rispetto al Tascam DR05 mi piace già molto 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 di più, e non so in realtà quanto comincerò a usare questo microfono. Potrebbe anche, se imparo a usarlo bene, andare a sostituire lo Zoom H5, perché sento che ha molto meno rumore sottofondo, e quando incrocio i microfoni dovrebbe essere più o meno corrispondente. Però adesso andiamo un po', devo andare un po' a capire, a confrontarlo e farlo, insomma, di mio, mi ci vuole un po' di tempo. Proviamo adesso a allontanarci un pochino e sentiamo che appunto l'audio non perde come lo Zoom, come il DR05 secondo me. Adesso provo un attimo anche a girarci intorno, in modo che voi possiate qui, e in modo che sì, io mi muovo. Voi sentiate un po' la differenza fra l'audio.
Allora, proviamo con il soft spoken. Scusate, mi sono accorta che io guardo lì e non voi tutto il video, scusate. Sono un pochino stanca. E niente, ditemi com'è il soft spoken. Secondo me è abbastanza buono. Adesso provo un attimo ad allontanarmi, avvicinarmi, eccetera, per farvi un po' capire quanto prende. Comunque prende. In realtà questo microfono ha diverse impostazioni. Non so se riuscite a vedere quelle in cui sono ora. Questo qui. Non mi ricordo il nome delle impostazioni, il Blue Yeti lo uso molto molto poco, perché anche come audio diciamo che tendo a preferire altro in generale, poi per me è un po' scomodo, ripeto. Però è comunque un buon microfono e per certi trigger. Anche questo, a parte il difetto di doverlo attaccare al computer, è abbastanza versatile. Sentite che il soft spoken è comunque abbastanza buono, ma anche l'inaudible viene bene. Vengono bene un po' di trigger, l'audio è... sì, comunque è tutto sommato buono. Tra l'altro ve lo dico perché... adesso vi dico questa cosa, perché da 2 anni questa parte è così. E secondo me anch'io l'ho comprato così, non mi ricordo. E per il Black Friday su Amazon quasi sicuramente ci sarà 100 euro, non a 150. Quindi, se siete interessati a questo microfono, state già attenti per il Black Friday su Amazon, perché ripeto, è da 2 anni che lo mettono in sconto, quindi penso lo metteranno in sconto anche quest'anno.
comune ad esempio nei video di cucina, in cui posso dare ad esempio sia questi, i lavalier. Infatti per questo vi dico che i video di cucina non li faccio quasi mai, ne ho fatto solo uno, perché sono veramente lunghi e complicati e ci vuole qualcuno che ti aiuti. Comunque, usi Rode per i suoni e i lavalier ad esempio per la voce. Dopo vai a unire le clip, quindi è molto lungo. È il soft spoken. Ok, prendiamo un altro pezzo del mio libro. Ho cercato di raccontarvi come.
sono soldi. Vediamo, insomma, le dà particolarmente fastidio. Capisco. Ok. Intanto analizziamo un pochino le orecchie.
Diciamo che con questi microfoni bisogna andarci veramente piano. Fate sentire che il mio soft spoken con questi microfoni è molto più basso, perché essendo molto molto potenti lo prendono tanto e risulta molto più alto. Infatti sentite che non è neanche pieno come soft spoken, è quasi un misto. E infatti non è uno dei miei trigger preferiti con questi microfoni. Quindi, visto che il soft spoken non mi fa impazzire con questi microfoni, abbiamo fatto la prova, però ditemi se siete d'accordo oppure magari vi piace di più. Diciamo che questa stanza, nonostante io abbia messo, sentite, sto toccando i pannelli per non far rimbalzare l'audio sui muri, per assorbire un po'